facciamo qualche esercizio sul moto accelerato. Moto uniformemente accelerato, cioè con una gestione uguale a questa. Per esempio, facciamo questo, un motociclista viaggia con un'accelerazione costante pari a 2,5 metri al secondo quadrato. Quanto impiega per passare da V1 21 metri al secondo a V2 31 metri al secondo? Vuole cambiare velocità e passare da 21 metri al secondo a 31 metri al secondo. Quanto tempo ci impiega? Beh, qui si usa la semplice definizione di accelerazione. L'accelerazione vale la variazione di velocità diviso l'intervallo di tempo necessario a variarla. La mia incognita è delta t, che moltiplico a destra e a sinistra tra delta t e divido per a, e quindi il tempo necessario a cambiare velocità vale l'ammontare del cambio di velocità, cioè velocità finale meno quella iniziale, diviso l'accelerazione. Se A è delta V su delta T, allora delta T è delta V su A. Quindi il tempo in secondi vale V2 meno V1 sull'accelerazione, cioè 31 metri al secondo meno 21 metri al secondo fratto 2,5 metri al secondo quadrato. 31 meno 21 fa 10, diviso 2,5 metri al secondo quadrato. 2,5 posso scriverlo come 5 mezzi, conviene. Quindi ho 10 metri al secondo diviso 5 mezzi, è come dire per 2 quinti, e diviso metri al secondo quadrato è come dire per secondi al quadrato diviso metri. Quindi posso semplificare metri e metri, secondi e secondi quadrati, e il risultato è in secondi, è corretto perché cerco un tempo. Quindi inoltre ho 5 e 10, 2, 2 per 2, 4, totale 4 secondi. Ma se io lasciassi 2,5 metri, è uguale. Sì, ma poi come procederei? 10 diviso 2,5 quanto fa? 4. Attenzione, richiamo la vostra attenzione sull'unità di misura. Non è che magicamente appaiono secondi alla fine, deve risultare dai calcoli che vengono secondi. Come in algebra con i monomi, le lettere non è che le metto solo alla fine. Vengono coinvolte dai calcoli, né più né meno che i numeri. Tutto chiaro? Sì. Poi mi sembra che ci fosse un'altra domanda. Sì? Un'altra domanda dice: per passare da V3 51 metri al secondo a V4 61 metri al secondo. L'accelerazione è sempre la stessa, eh? A è sempre 2,5 metri al secondo quadrato. La domanda adesso è: per passare da 21 a 31 ci è impiegato 4 secondi, per passare da 51 a 61 metri al secondo quanto tempo ci mette? Sempre la stessa, perché la relazione è identica a prima, il tempo impiegato è delta V
su A, A non cambia, delta V è la stessa, perché V4 meno V3 è sempre 10 metri al secondo, quindi anche in questo caso avremo 10 metri al secondo su 2.5 metri al secondo quadrato, totale 4 secondi. Se l'accelerazione è costante, per cambiare la velocità di una certa ammontare ci mette sempre lo stesso tempo. Ok? Tutto chiaro? Quindi non serve che rifaccio i calcoli, perché sono già qualcosa di risultato. Altro esercizio. Posso tornare un minuto alla seconda risoluzione? Questa o la prima? Ok? Diverse volte, o meglio, prossimamente, quando avrete la patente e andrete a comprare un'auto, trovate sui dépliant dell'auto che il costruttore le dà questa caratteristica. Dice per esempio che l'auto è in grado di passare da una velocità iniziale di 0 metri al secondo, cioè da ferma, raggiunge una velocità V2, V finale di 96.5 km orari in un tempo pari a 0,6 secondi. Questa è un'auto molto potente. Questa è una misura della potenza del motore, perché in realtà è il motore che accelera l'auto. Okay. Quanto vale l'accelerazione che il motore è in grado di fornire per quella macchina? Io ti non serrato. Beh, intanto trasformiamo la velocità finale in metri al secondo per non avere unità di misura disomogenee. Basta dividere per 3,6 e abbiamo, anzi, questo, vediamolo. Allora, 96.5 diviso 3,6, 26,8. Qui abbiamo sempre A che vale delta V su delta T. L'accelerazione passa da 0 a 26.8 metri al secondo, quindi delta V vale 26.8 metri al secondo meno 0 in 0.6 secondi. Quindi dividiamo per 0.6 e abbiamo 44, non può essere, chiedo scusa. Questo è un missile, non è una macchina. D'altro canto l'autotesto dice che i dati lì saranno un veicolo speciale. Fatemi ricalcolare, prego. Andiamo più la calcolatrice. Quindi
44 più 6. Tutto il veloce è molto potente, accelera molto rapidamente. Ah, in questo esercizio non faccio altro che applicare la definizione di accelerazione. Domande? Sono chilometri orari sommati in metri al secondo. Devi dividere per 3.6. L'esercizio dice un aereo a reazione viaggia inizialmente mentre sta atterrando a 60 metri al secondo. Tocca la pista e dopo aver percorso, cioè dopo uno spostamento di 750 metri lungo la pista, la sua velocità si è ridotta di 1 a 6.1 metri al secondo. Qual è l'accelerazione? Dell'aereo. E aggiungo io quant'è lo spazio necessario a fermarsi. Quindi quanto deve essere lunga la pista in aeroporto. Ok? Qui abbiamo velocità, spostamento e accelerazione. Il tempo non c'è. Quindi ci serve, delle relazioni che abbiamo visto a suo tempo, l'ultima, la terza, la quale lega velocità e posizione. V4 è uguale a V0 quadro più due volte A per V0. Questa relazione lega la velocità dopo lo spostamento, delta x, con la velocità iniziale, quando lo spostamento inizia, e l'accelerazione supposta costante nell'arco dello spostamento. Nel nostro caso V0 è 60 metri al secondo, V è 6.1 metri al secondo e delta x è 750 metri. Da qui troviamo la nostra incognita è A. Ok? Riscrivo. Abbiamo V quadro meno V0 quadro uguale a 2A delta x e quindi divido per 2 delta x e trovo l'accelerazione. L'accelerazione vale velocità alla fine 6.1 metri al secondo al quadrato meno quella iniziale 60 metri al secondo al quadrato diviso due volte 750 metri. Otteniamo cambio pagina. Allora 6.1 al quadrato 37.21 metri al quadrato fratto secondo al quadrato meno l'iniziale era 60 mi pare quindi 3600 metri al secondo quadrato fratto 2 per 750 1500 metri. Al numeratore mi ritrovo con
meno 3562.79 metri quadrati, quanto si pone il quadrato, fratto 1500 metri. Metri e metri quadri si semplificano. Io ottengo meno 2.36, no 28, scusate. Quanta pista gli serve per fermarsi, per portare a zero la velocità? Se quell'accelerazione viene mantenuta costante durante tutto l'atterraggio. Qui la velocità iniziale a 60 metri al secondo significa più di 200 km orari, che è una buona velocità di atterraggio. Per sapere quanta pista gli serve, non facciamo altro che riutilizzare di nuovo questa, dove la nostra incognita stavolta è delta x, A ce l'abbiamo e V finale è 0. Quindi A è meno 2.38 metri al secondo quadrato di 0, 60 metri al secondo, non quadrato, scusate. Ci serve il delta x, in quanto spazio la velocità finale è 0. Se riscriviamo la formula di prima, v quadro uguale a 0 quadro più 2a delta x, in questo caso il delta x vale meno v0 quadro su 2 volte a. Quindi meno 3600 metri al secondo quadrato, quanti secondi al quadrato diviso 2 volte meno 2.38. Qui secondi quadrati vanno via, metri e quadri va via con metri e rimangono metri. Meno e meno fa più e otteniamo poco di più di quello che gli serviva prima, cioè il risultato è 756,3. Attenzione all'algebra, qui questo segno meno è necessario e viene più perché A è negativa, meno e meno fa più. Anche i segni non vanno addomesticati, non si è il segno corretto. Se non saprò mai se fatto i calcoli decentemente oppure no. Posso andare avanti? Mm-hmm. Altro esercizio. Qui dice, un'automobile viaggia, un'automobile A, viaggia in modo velocità costante sull'autostrada a 33 metri al secondo. Quindi, questa è l'autostrada. E mettiamola qua. L'auto A. A un certo istante si mette un altro veicolo
dalla rampa di accesso, vincolo B, che parte da fermo magari, quindi VB iniziale è 0, e l'auto B vuole raggiungere A dopo 2,5 km, di quale accelerazione ha bisogno B? Secondo BA costante. Ripeto, l'auto B parte da ferma, si mette nell'autostrada, A viaggia in modo costante, B vuole raggiunge A dopo 2,5 km. Quindi l'accelerazione di B non è 0, deve accelerare per raggiungerla. Quanto deve essere l'accelerazione di B affinché l'auto B raggiunga A in 2,5 km, in 2500 metri? Attenzione, non vi stanno chiedendo quanto gli serve affinché B raggiunga questa velocità. La posizione di A e di B deve essere la stessa, perché A raggiunge B quando stanno nella stessa posizione. Mettiamo qua, B, qua. Ah, questo tratto è lungo 2,5 km. Beh, mi servono le due leggi orarie. Perché? A percorre questo tratto a velocità costante. D'accordo? Quindi lo spostamento dell'auto A vale la velocità di A per l'intervallo di tempo necessario affinché A, l'altra auto B la raggiunga, mentre lo spostamento di B quanto vale? Beh, se parte da ferma, VB 0 è 0, quindi ci sarà solo il termine un mezzo dell'accelerazione di B per il delta t alla seconda, il tempo necessario a raggiungerla. Questo 0. Ma delta t quant'è? Beh, è delta xa diviso vA. Il tempo necessario che i due lati si raggiungono è la velocità lo spostamento 2,5 km diviso la velocità di A. Ok, quindi ho delta xt, cioè lo spostamento di B, che è identico a quello di A, facciamo così. Lo spostamento di A deve equivalere a quello di B affinché si raggiunga. Uguaglio i due e ottengo VA delta T è uguale a aumento A delta T alla seconda. Quindi l'accelerazione dell'auto B vale due volte la velocità di A diviso il tempo necessario per raggiungerla. E il tempo lo trovo da là sopra. Quindi è due volte di A fratto delta XA diviso di A, cioè 2 di A alla seconda diviso delta S. E quindi cambiamo pagina, anzi calcoliamo 2 volte la velocità di A che è 33 metri al secondo al quadrato diviso 2500, 0,87 metri al secondo quadrato. Fatemi rifare il calcolo. Per 33 al quadrato diviso 2,5.
mi fermo qui, vediamo se abbiamo tempo di fare un esercizio con voi.